Amici di Sport Incontri, buonasera, benvenuti all'appuntamento con un'altra puntata dove parliamo di calcio. Naturalmente siamo in clima ferragostiano, ma il calcio, almeno quello parlato, quello giocato, è ancora fermo, ma quello parlato ne parliamo tutte le settimane, una, due, forse anche tre puntate per volta con Sport Incontri. Siamo nella location del ristorante La Tavola Rotonda di Santa Maria degli Angeli, come potete vedere il logo alle mie spalle, e siamo con degli amici di Sport Incontri e parto subito a presentare, però prima voglio ricordare che Sport Incontri è un programma che va in onda tutte le sere dalle 23 alle 24, dal lunedì al venerdì sul canale 11 di TRG, mentre il sabato va in onda dalle 22.30 alle 24 la replica di tutte le trasmissioni il giorno successivo alle 18.30, sempre sul canale 11. Allora, dicevo delle presentazioni, andiamo subito a presentare Fausto Collarini. Grazie, buonasera. Fausto, per buonasera, essere con noi. Ben trovati, amici, buonasera. Ormai, tu sei buonasera. Un amico di Sport Incontri, un collaboratore, cioè, chiamiamolo quello che vuoi. Poi vicino a Fausto abbiamo Lorenzo Cappuccinello, buonasera. È un portiere del Casa del Diavolo, quest'anno ha fatto il suo campionato di promozione con il Casa del Diavolo, con il tecnico Bazzurri. Quest'anno, poi ce lo dirà lui, è in procinto di andare a giocare in Lombardia in una società che si chiama l'Andriano, sempre una società di promozione. Perché? Perché lui preferisce anche studiare oltre che giocare a calcio, e quindi lo studio lo porta in Lombardia e quindi ha trovato una squadra con cui giocare. Grazie Lorenzo per essere con noi. E poi Sergio Pioppi, naturalmente, non ha bisogno di presentazioni. Allora, partiamo subito con l'ospite, che è Lorenzo Cappuccinello, abbiamo detto, del Casa del Diavolo. Tu quest'anno, parliamo un po' del campionato che ha fatto un po' il Casa del Diavolo, un finale, mi pare, in crescendo, no? Un campionato un po' così, altalenante, con alti e bassi, però con un finale in crescendo, se non ricordo male. L'obiettivo stagionale sin dalla partenza era quello della salvezza, e fortunatamente siamo riusciti a soddisfare le aspettative, nonostante, come lei anticipava, il campionato ha visto degli alti e bassi, con filotti di vittorie ma altrettanti di partite più complicate. Tuttavia, come anticipato, il risultato finale è quello a cui tutti auspicavano, ossia quello della salvezza. Della salvezza. Tu sei giovane, no? Di che anno sei? Troppo sono così? Del 2001. Ho del 2001, anni. Quindi è molto giovane per essere un portiere. Anzi, i portieri spesso vanno a cogliere nell'età giovanile per fare esperienza, ma per diventare anche titolare, e non solo, perché c'è questa regola di giocare con i fuori quota, che magari si utilizzano anche i portieri, ma magari perché, caro Sergio, ne vale anche la pena, devono avere delle qualità, se no nessun allenatore si suiciderebbe facendo giocare un giovane, perché gli serve un giovane piuttosto che un altro. Ma il portiere ha un ruolo abbastanza diverso, è l'unico ruolo del calcio diverso dagli altri, no? Gli altri corrono, il portiere sta fermo, ma diventa spesso più importante di quelli che corrono. Intanto no, volevo sapere dal nostro amico presente, da come è iniziato, intanto com'è che sei approdato al calcio, come è iniziata la tua carriera, ecco. Facci un po' il riassunto, visto che poi lui credo che vada alla Bocconi, quindi a tutt'altri mire. Questo poi ne parleremo con Fausto, perché immagino già che Fausto starà meditando delle domande proprio per la scelta che ha fatto di vita. Poi dopo Fausto. Prego, presenta. Vai. Come molti ragazzi, penso tutti i ragazzi che si approcciano al calcio, ho iniziato sin da piccolo, intorno all'età di 6 anni, e ho giocato in varie società, nelle varie categorie, sia Perugia che fuori Perugia, per esempio a Gubbio, e fin quando all'incirca 3 anni fa ho iniziato il mio percorso nel contesto delle prime squadre, prima a Ponte Valle Ceppi, fin quando non sono approdato nell'ultima stagione, per l'appunto a Casa del Diavolo, dove ho vissuto il mio primo anno da
titolare, giocatore vero e proprio di una prima squadra. Ma tu già da 16 anni facevi parte delle prime, della prima sì, squadra? Sì, facevo parte della prima squadra del Ponte Valle Ceppi, nonostante ecco, non fossi il primo portiere. E quindi era importante perché doveva sostituire magari il portiere titolare qualora fosse stato chiamato in causa. Esattamente. E certo, certo, è quello che dicevo prima, che un allenatore non è che si suicidi. È una curiosità mia. Tu hai cominciato fin da piccolo a giocare in porta oppure come tanti magari cominciano a giocare, magari chi difensore, attaccante eccetera, e poi magari non si scoprono magari all'altezza e allora vanno a finire in porta? No. Sin da piccolo ho deciso che sarei stato portiere come mio padre Giordano, che è stata in questo la mia ispirazione. Ah, allora c'è una tradizione di famiglia. Sì, sì, sì. Fausto! Fausto Collarini, hai sentito prima in sede di presentazione, abbiamo detto che Lorenzo Cappuccinello va a studiare in Lombardia, va alla Bocconi, una delle università più prestigiose che abbiamo in Italia, e prosegue anche giocando a calcio, ha trovato una collocazione in una squadra lombarda, ma questo fa di lui anche un grande uomo, anche se ancora è un ragazzo. Sì, esco dalle cose tecniche, sì. Se permetti, dentro sulle sì, cose poi ci rientreremo, diciamo diverse dallo sport, nel senso che ricordo la mia infanzia, la mia gioventù, e credo che lui si trovi ad un certo punto della sua vita come mi ci sono trovato io, nel senso tu ti trovi un bivio, vuoi seguire lo sport che ami, però ragioni anche in prospettiva. Io credo che lui abbia ragionato anche in prospettiva e non c'è altro che da ammirarlo, insomma, perché è uno che vuole studiare alla Bocconi di Milano, magari continuando a coltivare la passione che ha il calcio, però lui ragiona già in modo diverso. Il suo futuro non sarà il calcio, io credo, ma il suo futuro sarà una professione, non so in che campo, ma comunque sia c'è solo da ammirarlo perché... Ripeto, è una scelta di vita la sua, è una scelta di vita fondamentale che non tutti i ragazzi fanno, perché i ragazzi poi seguono il calcio, si illudono poi comunque sia di diventare qualcuno o comunque sia di vivacchiare fino a 40 anni, a 35 anni, no? Nello sport, cercando di guadagnarci, di viverci. No, invece lui lo sto ammirando perché è un ragazzo veramente che non conoscevo, ma da 5 minuti conosco, lo devo solo ammirare perché ha dato priorità all'essenza vera della vita. E certo, e beh, questo testimonia la serietà di un giovane che non sempre a quest'età uno ha la capacità di poter mettere in atto. Lorenzo, allora tu naturalmente seguivi gli ordini di Marcello Bazzurri perché era lui il tecnico, però avevi anche un preparatore magari che ti preparava per essere pronto tra i pali. Chi era il tuo preparatore? Sì, come l'hai accennato, l'allenatore della squadra era Marcello Bazzurri, mentre il preparatore dei portieri era Fabrizio Brunori, noto come Pillino, sì, che saluto ferventemente insieme al mister. E che lo salutiamo tutti. A quello che quest'anno è diventato il nuovo direttore sportivo, Andrea Carosi. E, posso solo ringraziare il mister, il preparatore di portieri, il direttore, perché nell'anno vissuto a Casa del Diavolo mi sono trovato, posso dire, come a casa. Beh, è una società molto seria, sì, che io conosco seria, indirettamente, quindi accogliente. Sono molto amico del portiere Longetti, che avrai conosciuto sicuramente, quindi... E lui me ne parlò benissimo di questa società, conoscevo qualche dirigente, adesso non so se ci sono più, però veramente, pur essendo un piccolo paese, però mi ricordo un bel impianto sportivo che ultimamente non ho visto e quindi non so se è rimasto tale rispetto a qualche anno fa, però devo dire che è una società veramente in gamba, una società veramente seria e che credo che punti molto sui giovani. Sergio, ritorno sul fatto di questi ragazzi, no? Che pur giocando a pallone danno magari la precedenza allo studio, perché poi alla fine il pallone diventa un modo di evadere, no? Dallo studio, e quindi è a testimonianza di una maturità già a questa età, insomma, una maturità. Siamo sotto i 20 anni e quindi denota una maturità che non è che tutti ne abbiano di questa maturità. No, certo.
Ma immagino che tu, anche Lorenzo ha studiato, quindi mentre si va alla Bocconi facevi il liceo, penso, prima. Sì. Dove l'hai fatto il liceo? Liceo scientifico qui a Perugia, a Montessori, ecco. Sì. Quindi lui è estremamente preparato per affrontare quali materie alla Bocconi? Principalmente materie economiche, in quanto l'indirizzo del corso a cui ho aderito è economia aziendale. Economia aziendale, bene. Quindi avremo un portiere laureato in economia aziendale. No, ma speriamo. C'è un'altra cosa, con lui potremmo parlare anche di economia, quindi un domani. E certo. Lo dobbiamo coinvolgere. Lo riavremo ospite, magari più che come calciatore, come speriamo esperto. L'economia, parlare di economia, di aziende, di... Anche perché tra l'altro sarà uno degli aspetti di Sport Incontri, certo. Per quanto riguarda gli incontri incontreremo anche il mondo economico, anche certo. E quindi le valuteremo anche le problematiche, anche i vantaggi. Comunque torniamo invece a Lorenzo, che appunto tra un po' ci saluta in Lombardia, certo. Quindi starà lì credo un po' tutta la settimana, visto che poi giochi, no? Sì, esattamente. Quanti allenamenti ti fanno fare? Tre allenamenti a settimana più la partita nella domenica pomeriggio. È lontano da Milano questa... La società in cui andrò a giocare si trova alle porte di Milano, nella direzione di Pavia, quindi non in centro ma leggermente in periferia, a una ventina di chilometri dal centro di Milano. Dal centro di Milano. Andando a Milano quindi... trovi due squadre, Milan o Inter. Per chi, in quale direzione andiamo? Allora, per il futuro abbiamo deciso calcio ma professione. Per lo sport Milan-Inter oppure rimaniamo in altro lido? Milanista sempre, dalla nascita. Ecco, qui abbiamo tre milanisti. Tre milanisti. Si può dire. Tre milanisti insieme. Io l'ho detto anche con Sergio a microfoni spenti. Probabilmente in Champions, adesso ancora l'Inter è rimasta in Europa League, però probabilmente avrebbe fatto miglior cose il Milan, perché stava in un crescendo straordinario e strepitoso in questo finale di campionato, no? Cioè, a dispetto della Juventus, anche dell'Atalanta stessa, che è arrivata un pochino col fiato corto, anche se per un soffio non è riuscita a passare questo famoso scoglio del Paris Saint-Germain. Però volevo dire che Il Milan del Covid funziona, ecco. Ho qualche dubbio sul Milan quando c'è il pubblico e lì credo che l'allenatore e la società debba fare un gran lavoro, perché le qualità ci sono. Però torniamo a Lorenzo. Sì, torniamo a Lorenzo. Beh, sicuramente qual è un portiere che adesso direi Donnarumma, ovviamente. No, qual è il portiere che ti piace più tecnicamente, no? Quello che ti ha ispirato. Fra i professionisti ce ne sono molti ai quali mi ispiro, ai quali ammiro. Di quelli che sono in attività al momento non si può non citare Buffon, chiaramente, lo stesso Donnarumma, o andando oltre Alpe gli stessi De Gea, Oblak. Quindi diciamo che c'è un bacino molto ampio di portieri dalle ottime qualità. In Italia, ma in Umbria stessa, abbiamo avuto grandi tradizioni di grandi portieri, no? Portieri che hanno fatto anche la Serie A, qualcuno ha vinto anche la Champions come Tacconi, no? E quindi c'è un po' una sorta di scuola in Umbria. Sì, Tacconi, giusto? Tardioli. Tardioli, non dimentichiamoci di Tardioli, insomma. Partiamo da Lamberto Boranga. Grande Lamberto Boranga, che non so se ancora giocherà, ma penso che giochi, oppure si dedica all'atletica, però è stato un grande, quindi rinnova la tradizione, tu dai seguito a questa tradizione dei portieri umbri, insomma. Sperando di essere all'altezza nel mio piccolo. Ma sì, ma come no? Come no? Fausto. Dimmi, è anche modesto, oltretutto. Qualche volta dicono che un portiere deve essere un po' matto. Invece sì, ma i portieri quando sono fuori dal rettangolo di gioco sono così. Nel senso, lui ho scoperto una dote, l'umiltà. Io ho scoperto l'umiltà. L'umiltà è la dote che un uomo
possa avere, la più bella dote, ma credo che in campo non è così. Non è così, perché sennò non poteva stare a Castelldiao e non poteva essere preso da una società in Lombardia, certo. E spero che in Lombardia tu possa veramente realizzarti al di là della professione che abbiamo detto che sarà la tua vita e il tuo futuro, ma anche come sport, insomma, perché lassù, guarda, è un altro mondo. Io mi fa piacere Milano perché conosco Legnano è nell'Interland milanese, grossi personaggi, grosse persone sono realizzati, quindi te l'auguro, perché è un altro mondo rispetto a me, è un'altra cultura, parliamo di altre cose. Ecco, tu abiti nel Perugino, sì. Nel Perugino, quindi hai detto che hai militato a Ponte Valle Ceppi, adesso sei a Casa del Diavolo, quindi nei dintorni. La famiglia ti ha aiutato in questo senso negli spostamenti quando eri più giovane, che non avevi patente? Sì, soprattutto intorno all'età di 13-14 anni, quando ho giocato, come avevo anticipato prima, a Gubbio. Sì. Mio padre si faceva dalle 2 alle 3 volte a settimana Perugia-Gubbio, Gubbio-Perugia, per accompagnarmi agli allenamenti. Sergio, cosa fa un genitore per un figlio che magari può avere anche delle possibilità anche calcistiche? No, certo, credo che un genitore per un figlio deve fare due cose, mandarlo a scuola e a fare sport. In entrambi i casi deve ovviamente fare il genitore. Quindi anche se qualche volta costa sacrificio, ma penso che diciamo il cittadino tipico in un paese dove la cultura deve essere all'avanguardia come l'Italia, che ha fondamentalmente una delle storie più antiche, no? Certo. Siamo ovviamente alla zona, diciamo un po' di Asia, alla Grecia, diciamo il mondo di 2000-3000 anni fa, l'Italia già era un paese protagonista, e quindi tutti i cittadini, e qui devono anche e qui deve lo Stato fare una grande operazione, perché per le scuole e per lo sport sono due canali dove ci devono essere anche i finanziamenti, soprattutto per chi ha delle problematica anche sul piano economico. Ho aperto sta parentesi, certo. Che ci ha fatta aprire Lorenzo, appunto dicendo, certo. Che suo padre lo portava a Gubbio 2-3 volte alla settimana da Perugia, è un sacrificio, ma credo che lui si sia divertito, si sia divertito anche il padre, no? Che ti vedeva crescere. Sì, sicuramente. Indubbiamente. Fausto, io e te abbiamo avuto figlie femmine. Cioè, non abbiamo avuto dei figli maschi, quindi la nostra passione per il calcio non ci ha consentito magari di avere... Ma questo ci fa capire a noi, ecco. E a chi ci ascolta, tu in un campo, io in un altro, con quale passione viviamo il mondo del calcio. Vuol dire che abbiamo la pallonita, il pallone nel cuore e nel sangue, insomma. Tra altre cose, io pensavo a Lorenzo e un'altra cosa. E su questo cosa. Anche Sergio, comune, perché sì, anche sì. Lui sono figli di sì, io ho Lorenzo, una femmina che ha 39 anni e socia nella mia attività, per cui pensate. Però ecco, io auguro a Lorenzo una cosa. Io credo di aver capito che lui ha avuto la fortuna, dico un'altra volta, che ho avuto io, dove ha dei genitori intelligenti, come li ho avuti io, che avendo capito il figlio... lo spessore del figlio, lo spessore intellettuale, lo spessore di serietà, lo spessore di moralità del figlio, secondo me gli hanno fatto e gli fanno scegliere una strada libera per il suo futuro, come hanno fatto con me. Io il mio domani l'ho scelto da solo, insomma, e quindi sono stato fortunato, ti auguro veramente tanta tanta fortuna, perché nella vita non bisogna pensare ai soldi, ma bisogna pensare a una vita dignitosa, dignitosa. E questo te l'auguro veramente di cuore, perché io ho scelto la mia vita liberamente e credo, mi sembra di capire, che anche tu le tue scelte le stai facendo liberamente. Smentiscimi se dico stupidaggini, perdonami se sono entrato un po' sul personale, però vedendo così te ho visto delle cose un po' similari in tempi diversi, in culture diverse, per carità, però ci sei. Senti Lorenzo, tu quando partirai per Milano?
Il 29 agosto. Il 29 agosto. Sei stato in contatto con i dirigenti di questa squadra? Sì, no? Chiaramente. Hai percepito anche lì delle preoccupazioni che abbiamo anche noi qui in Umbria, a causa il Covid naturalmente, con la preoccupazione che si possa ripartire o non si possa ripartire, poi alla fine siamo tutti speranzosi nel poter ripartire. C'è anche questa cosa su? Hai avvertito? Oppure? Chiaramente la preoccupazione, il timore di questo grande nemico che è il coronavirus c'è e persiste. Tuttavia la società si è adoperata piuttosto prontamente a fronteggiare questa avversità e alla luce di ciò verranno utilizzati, per esempio, non uno bensì cinque, sei spogliatoi per permettere a noi giocatori di fare la doccia, di modo da avere cinque giocatori per ogni spogliatoio. Verranno prese, mi è stato assicurato che verranno prese tutte le dovute precauzioni per fronteggiare e prevenire il contagio, quindi nonostante la paura credo di aver percepito la serietà di una società che prima dell'interesse esatto sportivo ed economico. Questo è interessante quello che ha detto lui, perché noi nelle puntate precedenti abbiamo parlato dei problemi relativi al Covid-19. Quindi... Sì, ma qui parliamo, lui parla di Milano, sì. Noi parliamo dell'Umbria, sono due mondi diversi. È quello che volevo dire. Facendo le dovute... Però io invece volevo sapere da Lorenzo alcuni aspetti tecnici, no? Sì. Che lui se predilige l'uscita, se è più forte tra i pali, qual è la tua caratteristica, no? Le caratteristiche fondamentali anche a un portiere. Francamente non saprei sceglierne una. Penso di essere un portiere piuttosto reattivo, pronto fra i pali. Sufficiente per così dire nelle uscite, però ecco, non mi sento di scegliere un campo, una caratteristica nella quale sono migliore rispetto alla prontezza e la tempestività. Questa è la reattività. La reattività è la prima cosa. La prima cosa. Poi dopo magari nelle uscite si può migliorare. Con i piedi, adesso i portieri giocano molto con i piedi, perché una volta il portiere solo con le mani, adesso invece si dà la palla al portiere che diventa un difensore aggiunto, no? Sì, devo dire a riguardo di ciò che fino ai 15 anni non ero il classico portiere che rinviava dal fondo e faceva 50-60 metri. Ho iniziato ad imparare allenandomi e cercando di migliorare e lavorare su me stesso fino ad avere un rinvio insomma sufficiente per le categorie in cui gioco. Certo, Fausto, noi abbiamo vissuto un'epoca dove i portieri, come si diceva, manco rinviavano i palloni dalla linea, no, dell'area piccola, perché chiamavano il difensore che era lui che rinviava. Adesso invece i portieri poco ci manca che vanno a fare gol, insomma. Sì, ma adesso vediamo le partite dove i portieri passa il pallone al difensore vicino, cioè che il gioco parte da dietro, i portieri non rinviano più lungo come una volta, magari, oppure è cambiato metodo, è cambiato tatticamente, è cambiato tutto praticamente. Non so se sono gli ultimi corsi a Coverciano che fanno, non lo so come la storia, però gli allenatori moderni, vedi Gattuso e compagnia bella, fanno giocare i portieri la difesa e poi partono. È la nuova moda, quindi ci vogliono i portieri oggi con i piedi buoni, perché sennò le svirgolate poi portano La preparazione di un portiere è uguale a quella degli altri giocatori e poi viene differenziata successivamente, oppure è diverso? Sicuramente si predilige lo sforzo anaerobico piuttosto che quello aerobico, alla luce dell'impiego del portiere nella domenica durante la partita. Di base le preparazioni che ho svolto si sono sostanzialmente differenziate in ciò rispetto a quelle dei giocatori di movimento. Certo, Sergio. Quindi un portiere
ha una preparazione fisica ma anche mentale. Beh, ma questo parte un po' del, chiaramente del ruolo. Il ruolo del portiere ovviamente ha queste caratteristiche, non c'è dubbio assolutamente. Deve lavorare su alcuni aspetti dove chiaramente i giocatori davanti, appunto, quella della reattività, dell'impatto, dell'immediatezza. Certo. Che cosa avviene in un portiere qualora, come fa un errore, una classica cappella? Cioè, può darsi che non ti è capitato, ma forse ti è anche capitato. Come reagisce un portiere? Mi hanno sempre insegnato, come disse tra l'altro Rocky in un famoso film, che non è importante colpire, ma l'importante è come qualcuno sa rialzarsi e reagire ai colpi. Quindi, ecco, ogni mister, ogni allenatore di portieri che ho avuto ha rimarcato il fatto che non è tanto importante compiere degli errori, bensì reagire. E questo, successivamente. Questa è la caratteristica importante. È importante. Cioè, anche perché il portiere che si abbatte, allora questo serve fa anche nella vita. Il danno a se stesso. Questo serve anche nella vita, no? Nei momenti difficili della vita, mai abbattersi, ma reagire. Credo che la trasmissione sia finita. Sì, lei, conduttore, vedo che sta facendo. Il cameraman sta il facendo così. Dice e quindi che siamo arrivati al termine. Quindi noi, augurando tutte le maggiori fortune a Lorenzo Cappuccinello, no, che è pronto per andare alla Bocconi, ma anche per andare a giocare. Adesso io mi sono scritto l'Andriano in squadra della promozione lombarda, quindi tutte le migliori fortune. Concludiamo questa trasmissione ringraziandolo per essere stato con noi. Poi ringraziamo naturalmente Sergio Pioppi e Fausto Collarini. Buonasera e diamo appuntamento alla prossima puntata. Azienda agricola Pioppi, benvenuti nella natura. Dal produttore al consumatore, i migliori carni ovini e suine, bovine e avicole, tutto a chilometri zero. Per la vendita diretta il negozio è aperto dal mercoledì al sabato dalle ore 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 17.30. Azienda agricola Pioppi è in via Arturo Graffe 35, svincolo Mantignana. Telefono 075 6978 756. www.aziendaagricolapioppi.it. Contribuire al successo targato Made in Italy. Attingere dal nostro saper-fare artigiano è la nostra prerogativa principale. Dar spazio alla qualità e alla creatività che caratterizzano le nostre collezioni è il nostro modo di intendere e concepire la moda. Badiali realizza capi in cashmere prendendo ispirazione dalla nostra Umbria, fatta di bellezze autentiche e mozzafiato. Una regione ricca di tempo e di storia, dove si possono ancora respirare, coltivare e trasferire nel lavoro quei valori profondi dell'impresa familiare che poi si traducono nella cura artigianale di un prodotto di alta qualità. Questo è il nostro modo di essere, questi i valori del nostro brand. Vieni a visitare la nostra collezione direttamente in fabbrica. Badiali lo trovi in via Fiamenga 4547, Foligno, Perugia. Telefono 07 42 20 643. Il forno di Pioppi, a Mantignana dal 1966. Il forno di Pioppi sforna ogni varietà di pane realizzato con farina macinata in pietra e lievito madre rinfrescato giornalmente. Al forno di Pioppi ampia scelta di pizze anche da asporto. Pasticceria sia dolce che salata, dal torcolo di San Costanzo alla piccola pasticceria, fino ad arrivare alla nostra famosa torta di Pasqua. Al forno di Pioppi troverai tutti i prodotti della tradizione umbra realizzati con la massima cura artigianale. Il forno di Pioppi, la forza della tradizione. Rosso Pomodoro, la migliore tradizione campana e italiana a tavola. Un luogo ideale per ogni occasione. Spazio bambini con gonfiabile ed animazione per i tuoi compleanni. I nostri menù stagionali, i prodotti slow food, il pesce fresco a pranzo e a cena e la vera pizza napoletana, anche senza glutine, sono i nostri punti di forza. Rosso Pomodoro, garanzia della qualità al miglior prezzo. Presso il centro commerciale Collestrada. Siamo aperti tutti i giorni fino alle 24. Pasticceria Etrusca, da 40 anni al servizio dei nostri clienti. Tutto di nostra produzione. Bar, gelateria, tavola calda, pranzi veloci. Aperto tutti i giorni, festività comprese,
dalle 5 del mattino alle 22. Pasticceria Etrusca. Se ci assaggi, non ci lasci più. Ci trovi a Perugia in via Cortonese 1F, di fronte alla sede della Regione Umbria al Broletto. Pasticceria Etrusca. Da 40 anni al servizio dei nostri clienti. Alla tavola rotonda, un ambiente familiare e un servizio accurato rendono il ristorante il luogo ideale dove poter gustare piatti tipici della tradizione umbra e il gusto della pizza. Offre inoltre, nelle sue ampie sale, servizio completo per cerimonie e banchetti. L'hotel è ideale per gruppi, famiglie e coppie. Parcheggio privato, ampio giardino. La tavola rotonda, a Santa Maria degli Angeli, dove relax e buona cucina sono gli ingredienti giusti per iniziare un viaggio alla scoperta delle bellezze dell'Umbria. Seguendo il sentiero che dalla Basilica di Assisi si inoltra nel Bosco di San Francesco, incontriamo l'Osteria del Mulino, dove i sapori della tradizione umbra si fondono con la bellezza della natura. Prodotti freschi e fragranti a chilometro zero. Sapori decisi e seducenti. Piatti semplici, ideali per assaporare gustose specialità. All'Osteria del Mulino, l'alchimia finale è garantita sorseggiando un buon calice di vino immersi in un luogo incantato. Marina è sempre brillante, in forma, sorridente. Il suo segreto? Beh, il suo segreto lo sanno tutti. È il Bar Pippo. Fai partire bene la tua giornata. Vieni a fare la tua colazione al Bar Pippo. Brioche, caffè, cappuccino, spremuta. Al Bar Pippo ci puoi venire quando vuoi, anche per un pasto veloce e un buon aperitivo. Oppure per ricaricare il tuo telefono o per tentare la fortuna con Lotto e Super Enalotto. Bar Pippo, via Pietro Soriano, zona Sant'Andrea delle Fratte, Perugia. Bar Pippo, sempre gli stessi, dal 1964. Eccoci tornati negli studi che ci ha messo a disposizione la tavola rotonda di Santa Maria degli Angeli, il ristorante, la tavola rotonda di Santa Maria degli Angeli. Abbiamo cambiato gli ospiti perché, come ha accennato Sergio prima della pubblicità, Sergio Pioppi, parleremo di calcio giovanile, parleremo di un fatto interessante. Quale fatto? Noi ne abbiamo parlato più volte con gli ospiti che sono venuti da noi, in particolare il presidente Fringuelli del San Sisto, e abbiamo parlato appunto di questa formula di campionato giovanile che poi alla fine sta molto a cuore al nostro Giacomo Cavarai, che è stato un antisignano di questa formula. Allora, presento subito gli ospiti, partendo da Giacomo Cavarai. Buonasera appunto, a tutti. Buonasera. Antonello Tacconi. Buonasera, buonasera a tutti. Grazie, buonasera, Antonello, e grazie Sergio Pioppi, naturalmente. Buonasera, buonasera. L'avevamo anche nella parte precedente. Allora, Giacomo, io voglio partire con te perché tu oggi hai portato un articolo del Corriere dell'Umbria a firma di Alvaro Angeleri, il quale parla di questo argomento e che sono diventate ormai 51, mi parla, le società. Io prego di far vedere anche così il nostro regista può inquadrare l'articolo per quanto riguarda l'argomento di cui trattiamo. Ecco, dice di mettere in evidenza il giornale e poi farà uno zoom con il quale. Quindi Giacomo, parto da te perché tu sei stato un po' un antesignano a questo tipo di argomento. Ma io direi che Giacomo, no? Ha tutto l'articolo sotto mano, si potrà leggere dei passi importanti, ecco, anche per capire l'argomento che vogliamo trattare. Tra l'altro, in una puntata, Sergio, inviteremo anche Alvaro Algereri, che ha scritto questo articolo. La società del Santa Sabina, che ha promosso. E del Santa Sabina, che è stata la prima. E poi no, spieghiamo, adesso ci spiega bene, certo, Giacomo, attraverso anche l'articolo di Alvaro, qual è l'argomento che è stato sollecitato da queste 51 società di calcio giovanile. Sì, non vi nascondo che quando ho letto l'articolo ho conservato gelosamente il giornale, perché è una situazione che io ho portato avanti per 15 anni fa, avendo toccato con mano certe situazioni, facendo l'insegnante, facendo l'allenatore di calcio giovanile, ho toccato con mano ciò che stava avvenendo con promozioni e retrocessioni a livello giovanissimi e soprattutto allievi. Quello che stava avvenendo, quindi io ho avuto poi dei problemi con il presidente del Comitato Regionale Umbro per questo motivo. Però l'altro ieri, quando
tre giorni fa, quattro giorni fa, quando ho letto questo articolo, non vi nascondo che in cuor mio ho provato una certa soddisfazione. Perché? Perché leggendo, 51 società chiedono a gran voce la riforma dei tornei giovanili. Qui Alvaro Angeleri, io parto soprattutto dalla parte in cui spiega che nella sostanza la proposta delle 51 società chiedeva un incontro per discutere l'abolizione delle promozioni e retrocessioni e quindi evitare la suddivisione in provinciali, regionali A2 e regionali A1, che io spesso e volentieri ho detto provinciali, regionali A2 e regionali A1 significano serie C, serie B e serie A nei dilettanti, fondamentalmente. Le dunque, torno alla... Le promozioni e le retrocessioni sin dai settori giovanili spiegano, determinano tensioni tali da spostare l'obiettivo naturale della crescita dei ragazzi a quello deleterio nei settori giovanili del risultato a tutti i costi. Tant'è che anche quando ero all'interno dell'associazione allenatori abbiamo ricevuto un'infinità di telefonate da mamme, papà, che gli allenatori per evitare le retrocessioni portavano via 12-13 qualche allenatore, 12-13 ragazzi, perché poi la sostituzione era obbligatoria, far giocare tutti, e quindi il risultato era al primo posto. Io ho sempre messo al primo posto il fatto di insegnare il gioco del calcio. Certo, veniva a mancare anche quell'aspetto sociale che il calcio... Esatto, è proprio questo la problematica. Finisco di leggere, generando a fine stagione in questo modo il problema dello squallido mercato estivo che affligge l'ambiente del calcio giovanile, generando purtroppo le solite vittime incolpevoli e inconsapevoli, i ragazzi. E poi quello che lo Junior Santa Sabina, primo firmatario della proposta, lamenta è che nonostante la garanzia fornita di ascoltare le società si è mantenuta la vecchia organizzazione senza tener conto delle richieste avanzate. Alvaro Angeleri. Quindi evidentemente chi di dovere non ha o non ha ascoltato, oppure lo ha rimandato per problemi legati a sto maledetto Covid. Magari anche per il numero magari di società proponenti, no? Anche perché, e qui termino prima parte di intervento, anche perché siamo rimaste 3-4 regioni in Italia, moltissime regioni hanno tolto le promozioni e le retrocessioni e hanno riportato i campionati a livelli, a gruppi, insomma, gruppi locali, poi alla fine fanno le finali, un po' come quello succedeva 20-25 anni fa, insomma. Certo, Antonello, questa cosa noi ne abbiamo parlato più volte, anche in tempi non sospetti, sollecitati sempre da Giacomo, perché ci illustrava... Forse lui che sotto, adesso non lo dice, ovviamente... Giacomo, Però possiamo dire che è una soluzione che auspichiamo? Allora, intanto, se non ricordo male... ormai tanto i media si leggono più sui telefonini che sulla la carta stampa, questa ormai è un'evoluzione naturale del sistema dei mass media. Quindi mi è sembrato che il Santa Sabina era una di quelle società già che nel passato aveva chiesto, c'era stata una certa fibrillazione, e mi pare anche di, se non ricordo male Peppe, l'aspetto retrocessione e promozione era all'interno di un quadro di problematiche, mi pare di capire, esatto, che mettevano in linea. Sì, sì. È ovvio che nello specifico questo è un aspetto importante, importante perché sicuramente intercetta quello che noi abbiamo sempre detto, e lo dico anche da insegnante, che pedagogicamente secondo me non è logico che un ragazzino di 7 anni viva una retrocessione, una promozione. Se dobbiamo fare un discorso prettamente pedagogico, dal mio punto di vista come docente, poi come appassionato di sport lo vedo ancora meno logico, perché non vedo, se non un qualcosa di veramente deleterio, che mi pare che era stato messo in evidenza da qualche società, di mercato, mi viene da dire, scusate il termine, di nel settore giovanile, è vero, è vero, è vero, più vero, deleterio, vero. Perché è l'anticamera di una cattiva abitudine, di una cattiva gestione, di una cattiva condotta sportiva, io credo che soprattutto nei dilettanti non deve esistere. Quindi ben venga se questo sasso bello fragoroso, oserei dire quasi il masso di Polifemo, viene da dire, lanciato sulla nave di Ulisse, scusate la citazione mitologica, mi viene da dire che non è stato un piccolo sasso, ma cioè, questo è stato un masso importante
e credo che sia la notizia di questo periodo, più ancora della ripresa dei campionati, che è un altro argomento anche lì, insomma, certo, scottante. Gli dai prima paga, poi vedi il cammello. Ma detto questo, è un'altra bella battuta. Detto questo, no, ben venga. Io sono d'accordo di togliere promozioni e retrocessioni, sono d'accordo di riportare una certa anche buona abitudine, non solo delle società, perché diciamolo chiaramente, qui non c'è il dito puntato verso la Federcalcio, c'è da cambiare anche l'atteggiamento stesso di molte società dilettantistiche, c'è da cambiare anche l'abitudine di molti genitori che credono, bisogna ripensare veramente la cultura del calcio giovanile, perché tutti credono di avere il piccolo Cristiano Ronaldo, e quindi io credo che sia un discorso, se è un primo passo, e concludo, verso Sergio, un qualcosa di più grande, ben venga questo passo. Sergio, perché abbiamo constatato che molte società, come ci dicevano quelli che abbiamo interpellato per primi, sarebbero anche propense, però non si esprimono, non si sono espresse come magari il Santa Sabina o il San Sisto o altre. Quindi per timore di qualcosa che non si capisce, insomma, se la cosa è fattibile, che è fatta bene. Beppe, intanto 51 società sono la maggioranza, credo, ecco. Perché non penso che siano più di 100 società che fanno settore giovanile in Umbria. Tanto, secondo me, purtroppo sono anche meno, visto che c'era stata una vera ristrettezza dei paesi anche, no? Non tutte le società, anzi, secondo me, meno della metà delle società che fanno i campionati. Soprattutto no, Antonio, certo. Secondo no, prima, hanno il settore non giovanile, non ce l'hanno anche per una questione di numeri del proprio paese, della propria realtà. E quindi questo è quello che diceva Antonello, noi abbiamo sempre detto, ma l'hanno detto tutte le persone che sono venute a Sport Incontri, l'hanno sempre detto, nessuno, c'è stata una persona che era favorevole, tranne qualche direttore sportivo, secondo me sbagliando perché poi è vero, lo squallido mercato dei giovani e lì sullo squallido mercato ci sta anche quello che diceva Antonello, la deviazione mentale dei genitori, certo. Cioè in effetti proprio la deviazione mentale per quanto riguarda l'aspetto calcistico, ovviamente, di avere, dicevo, mio figlio ha giocato con una squadra che è stata promossa, cioè non esiste. Io voglio solo ricordare una cosa, purtroppo il grande torneo giovanile internazionale che avevamo a Bastia negli anni passati, che ha portato squadre da tutta Europa, direi da tutto il mondo, perché sono venute anche, mi pare, dal Brasile, no, c'è. Giacomo? Sì. Esempio, venuto il Chelsea alcuni anni fa, su uno di questi tornei. Io ho parlato con i dirigenti del Chelsea e mi hanno spiegato come funziona il calcio giovanile in Inghilterra. Addirittura in Inghilterra anche le squadre di Serie A fanno i campionati zonali, poi faranno anche le loro, non ci sono retrocessioni e promozioni, non sanno nemmeno cosa esiste. C'è un problema anche di natura diciamo non solo per i genitori ma anche per i figli. Cioè non può essere uno bocciato. Questo è un po' un problema dello sport. Insomma, questo è un problema dello sport tutto, Antonello. Assolutamente. Che a 12-13 anni promuoviamo o bocciamo i nostri figli. Sì. O lo bocciamo i genitori, o li bocciano, o le società sportive. Questo avviene anche in altri sport. Dove è stato fortunatamente, lo stanno un po' capendo un po' tutti, che la crescita avviene a 15, 16, 17, 18 anni addirittura. Sì. Ci sono queste evoluzioni che sul piano proprio... Evoluzione, Antonello. Ma soprattutto oggi, ancora di più, anche a 20 anni, Sergio, se anche dire, perché anni. I ragazzini di oggi non sono più quelli di 10 anni fa, né quelli di 20 anni fa, e quelli della vostra, mia generazione, insomma, quindi c'è... No, e quindi questa è come un ferire le menti di questi ragazzi. E questa iniziativa, finalmente, che è venuta fuori in maniera ufficiale, che noi cercheremo di portare avanti nella nostra strada. No, visto che Antonello, noi abbiamo sempre parlato sì di campionati, ma di cosa c'è dietro, perché quello è importante. Queste società, Sergio, a un certo punto, e certo, cerchiamo di portarle queste società per cercare poi in qualche maniera di aiutare questa situazione a cambiarla, ma cambiarla perché è fuori logica, non c'è una logica.
In effetti, mi torna sempre alla mente una cosa che raccontava Giacomo, io la faccio raccontare nuovamente perché è emblematica. Quando tu avevi incontrato quei ragazzini che avevano vinto il campionato di giovanissimi o esordienti, adesso non ricordo, e che erano contenti perché avevano vinto il campionato senza pensare che magari... Dillo tu. Sì, alcuni anni fa ero a Bastia, al campo, al comunale, al Carlo degli Esposti, attuale, e mi ricordo che mi ero messo seduto lì ai bordi della pista e stavo guardando una partita spareggio tra due squadre di giovanissimi, al che una delle due vinse. Mi sembra che fossero tra l'altro tutte e due le squadre di Perugia, nella zona di Perugia. Quando la partita si chiuse, una delle due squadre esultavano, anche passando davanti a me, esultavano: ah, il prossimo anno facciamo i regionali, il prossimo anno facciamo i regionali. Al che io chiamo alcuni ragazzi, gli faccio, dico: ma scusa, tu di che anno sei? Tu di che anno sei? Tu di che anno sei? E mi hanno dato la data e dico: allora tu il prossimo anno non fai i giovanissimi regionali, tu il prossimo anno fai gli allievi, quindi tu vinci e quelli più piccoli di te, che hanno un anno in meno, fanno i giovanissimi regionali, quindi tu vinci e il premio lo prendono i più piccoli. È rimasto gelato, sono rimasti gelati. Anche questo è una situazione che io non ho mai condiviso. Certo. E l'altro ieri, torno a ripetere, quando ho letto questo articolo delle 51 società che sono favorevoli a modificare ciò che è rimasto in poche regioni italiane, in cuor mio ho provato una grossa soddisfazione. Perché? Perché, come diceva Antonello, io ho fatto l'allenatore nel 2002-2003, ho ripreso a fare il direttore tecnico di una conosciutissima scuola calcio e lì ho toccato con mano determinate situazioni, quelli che poc'anzi hanno detto sia Antonello che Sergio. E quindi, quando ho chiesto di modificare determinate regole intorno al 2006, ho ricevuto solo ed esclusivamente offese e grossi, vabbè, lasciamo perdere perché già è finito tutto, però da psicologo, cioè io oltre ad essere a fare l'allenatore, a fare il presidente dell'associazione allenatori fino al 2008, noi come Antonello può confermare, abbiamo fatto anche molta psicologia essendo insegnanti e quindi capivamo fin da allora le problematiche, grosse problematiche che queste promozioni e retrocessioni fanno scattare nella mente dei bambini, dei genitori e degli allenatori stessi. Sergio, quello che è importante è che queste società sono diventate 51, l'abbiamo detto, la stragrande maggioranza, se non l'unanimità, basta che adesso si mettano d'accordo per andare... Quante società sono? Non lo sappiamo. Ma 51 società sono tante, ma... Quello che è importante, che manca soprattutto in questa regione, è che è sempre mancato, è il confronto tra la federazione, le società sportive e anche il mondo che circola intorno, i giornalisti, le istituzioni. Cioè non si può governare un settore e stare d'accordo sempre con chi ti lecca. Certo, sì. Antonello, stasera facciamo i giornalisti di quarta serie, vuoi fare... Perché è assurdo, alla fine ti si ritorce contro e tutte queste cose qui, intanto ci sono ritorte contro tanti ragazzi, contro tante famiglie, tanti genitori, e questa operazione che è partita da Santa Sabina va applaudita, ma quantomeno serva ad aprire un confronto su questo, senza che nessuno pensa che uno è contro. Se uno la pensa in un'altra maniera, la pensa in un'altra maniera, si fa il confronto e chi sta a dirigere in certi posti, invece di evitare, magari di cercare di stroncare le gambe a chi venisse fuori, ascoltasse e dicesse perché succedono queste cose qui, io credo che sarebbe meglio e lo dicesse in maniera totale, perché per esempio la trasmissione sta sempre aperta a tutti, però siccome che c'è qualcuno che è antipatico non si può... C'è qualcuno che non viene, è la bassa cultura, che poi alla fine tanto verrà fuori lo stesso, e nel calcio dilettantistico credo che oramai debba cominciare a venire fuori qualcosa, perché è ora per via, a vantaggio di stare
di calcio dilettantistico, questo è chiaro. Beh, la speranza c'è, abbiamo visto in questi ultimi tempi, con causa il Covid, il nostro comitato sembra un pochino aprirsi, no, alle società, convocare le società per discutere la riapertura, come, quando e perché, e quindi perché non ascoltare anche queste società che vorrebbero dei campionati giovanili strutturati in un'altra maniera rispetto a quello che si fa tuttora. Devo dire che per onor di cronaca c'era stata una risposta l'8 agosto infatti della Federcalcio da parte del dottor Repace, una risposta alla proposta del Santa Sabina che, se non ho capito bene, si faceva diciamo cofirmataria delle altre 51 società qui cita, e la Federcalcio adduceva di respingere, almeno in sostanza quello che c'è scritto qua, questa proposta, adducendo la carta, proprio prendendo la carta dei diritti dei bambini e dei doveri degli adulti, quindi di continuare con questo format. Quindi in un certo senso una risposta scritta era stata data. E la carta dei doveri dei sì diritti. Ma guarda, è una lettera molto lunga che adesso non c'è tempo di leggere, certo. Però c'era stata una risposta. Devo dire però che, ecco, io non l'ho letta questa carta dei diritti dei bambini e dei doveri degli adulti che viene qui citata come punto di dire, si dice, al fine di rendere, cito, omogeneo, dice, in tale formula pareri di chi scrive risulta la più opportuna sia in termini agonistici, in quanto permette di riscontrare un livello qualitativo omogeneo per ogni campionato, finisco, che in termini morali e deontologici, in quanto capace di stimolare i principi della competitività leale e sana tra i calciatori. Qui ciò al fine di rispettare quanto previsto dal punto 9 della Carta dei diritti dei bambini e dei doveri degli adulti, emanata dallo stesso settore giovanile e scolastico. Continua. Quindi io credo che qui ci siano delle, da quello che leggo, e non conosco questa carta, non l'ho letta, nel senso non ne ho, Giacomo, forse non so te o chi, magari nemmeno che esistevano i doveri e diritti dei bambini per quanto riguarda il calcio. Cito questa perché mi ricordo di questa su, io posso, la fonte era, dove è comparsa questa lettera, è Eccellenza Calcio, lo possiamo citare la fonte? Sì, no? Sì, sì, sì. E come no? E detto questo, mi ricordo di questa lettera di risposta della Federcalcio nella persona del suo presidente, quindi mi viene a dire che qui però c'è una filosofia, cioè qui, e forse quello che non si è capito, peggiora ancora le cose, secondo quello che non si è capito, secondo me, la mia sensazione, Sergio, che qui di fondo c'è una filosofia, ci sono due scuole di pensiero. E mi pare di capire che non sono tante le società, italiane, le Federcalcio, che in questo momento cavalcano ancora questa scuola di pensiero. Io posso dire la mia esperienza, di tanti ragazzini della mia età, avevamo le vittorie del campionato o le sconfitte, nel senso che non si retrocedeva, ma si vinceva il campionato simbolicamente. Mi ricordo, facevamo il torneo Renato Curi, allora il Perugia organizzava il torneo Renato Curi con tante ottime squadre, andavamo a giocare anche contro squadre più forte di noi, prendevamo 6 gol, 5 gol. Io quello che mi stona adesso, indipendentemente le ragioni giuste e sbagliate della Federcalcio o di queste società, è mi stona il concetto che un ragazzino a 7 anni mi vorrebbe dire che cosa capisce a 8 anni di promozioni e di retrocessione. Io questa cosa non riesco a capirla come logica, e io rifuggo da tutte le cose in cui non vedo la logica. Ecco, e qui la dico in maniera molto... Ma io credo che diventa peggiore anche a 13-14 anni. La in una età preadolescenziale, ritengo, Sergio, sono d'accordo con te, che questa cosa sia ancora più pericolosa, deleteria. Perché viene assorbita ancora di più, no? Perché c'è una cultura della prestazione che deve essere superata. È un problema generale, non è un problema solo sportivo. Non si permette più di accettare, non dico la sconfitta, l'imperfezione. Non c'è più l'accettazione anche dell'errore. C'è la ricerca della perfezione, e questo è grave. Non si accetta il non successo, l'insuccesso. E questo, caro Peppe, è grave. E questo, ma no, io lo parlo in generale, questa cultura secondo me deve finire. Perché siamo, ecco, e in questo momento il Covid ci insegna, tra virgolette, che ci sono anche dimensioni della natura, della vita, che sono al di là di quello che noi possiamo avere. Ecco, quindi chiudo dicendo che la risposta ha una sua logica e coerenza, ma dico altresì che c'è una filosofia che va cambiata. E quindi io credo che sia saggio. Io penso che una federazione, la mia personale opinione, sia saggio. Tantonello. E concludo, sia saggio aprire un dibattito. Su ecco, se ad una lettera di 51 società, appunto, se risponde attraverso la citazione di un avvocato, chiaramente. Sì, sì, chiaro. È chiaro? Non conosco questa carta. Sicuramente legale, perché mi pare più una denuncia che
questa era una, diciamo, una replica del Comitato Regionale Umbro alla lettera dell'Unione Santa Sabina, con la quale si chiedeva la riforma dei campionati giovanili umbri, 8 agosto 2020, quindi questa è stata una replica che probabilmente è stata portata, non so se sul sito dove è stata messa, cioè una replica proprio a mezzo stampa, quindi che è comunicato stampa. Però ripeto, come dici te, io credo che 51 società impongano comunque di aprire... Lì la replica di un dirigente è quella di chiamare le 51 società, anzi di chiamarle tutte quelle che fanno i settori giovanili, e di aprire il confronto, perché loro ci hanno chiesto di aprire un confronto serio su questa cosa qui. E il confronto non si apre con una risposta, con un comunicato stampa dove addirittura si citano i diritti. Poi tra l'altro l'articolo 9 della Federazione Calcio, l'articolo 9.9 della Carta dei diritti dei bambini e dei doveri degli adulti, emanata dallo stesso settore giovanile e scolastico, che prevede il diritto di misurarsi con giovani che abbiano le stesse probabilità di successo. Ogni bambino, bambina, ragazza o ragazza deve poter essere messo in condizioni di esprimere le proprie potenzialità. Certo. Allora quello ce lo metti in condizioni, se tu metti la competizione, togli questo aspetto sui giovani, no? Metti la competizione, è in contraddizione di fatti questo. Tu, Giacomo, in qualità di ex insegnante, insomma, conoscevi questa carta del bambino di cui parla Antonello? Credo di averla, non l'ho portata, ho portato lo statuto della FIGC per quanto riguarda le lezioni, ma ho lasciato a casa, insomma, nel mio studio ho lasciato altre carte estremamente importanti, tra cui credo ci sia anche questa. Però una cosa che mi sorprende, cioè, fatemi capire, secondo voi come mai l'hanno queste promozioni e retrocessioni a livello giovanissimi e allievi le hanno tolte in quasi tutte le regioni e sono rimaste in tre in Italia, cioè gli altri non rispettano la carta dei diritti del bambino? Ma la cosa del comunicato che leggeva Antonelli, che io non conoscevo, è abbastanza significativa. Cioè, da una parte dice che bisogna tutti avere lo stesso livello, no, di prestazione, cioè di permettere a tutti di farlo, e questo non c'è bisogno di scriverlo, perché è chiaro, ognuno gioca per il meglio. Il problema è che noi parliamo di quello potrebbe servire per un discorso dell'agonismo puro, dove ma per quanto riguarda un settore giovanile è esattamente, credo, l'opposto di quello che si debba fare. Quindi se il settore giovanile scolastico nell'articolo 9 dice queste cose, dice delle cose secondo me pericolose per la crescita dei giovani, punto. Indubbiamente. Ma a livello, scusami Giuseppe, a livello giovanile si deve insegnare il gioco del calcio, si deve migliorare la coordinazione motoria, si devono fare tanti di quei giochi, cioè anche le partitelle, per l'amor di Dio, va benissimo tutto, però fino a 15-16 anni, 18 anni, poi tra l'altro perché ultimamente leggevo anche, ne parlavamo anche la settimana scorsa, che la crescita fisica dei giovani e delle bambine e dei bambini è aumentata, cioè avviene fino a 20, 21, anche 22 anni, hanno constatato. Quindi questo fatto di fare promozioni e retrocessioni, che tu vinci e l'altro prende il premio, è chiaro, il premio resta alla società, e se la società poi dietro non ha i ragazzi per fare certi campionati, smettono tutti, come è successo alcuni anni fa nella zona di Città di Castello, diciamola tutta. È una stortura, caro. Stortura. Secondo qui ci sono anche le società e i nomi. Anche i nomi delle società. Sì, perché prima è stata anche pubblicata sempre sul sito Eccellenza Calcio la lettera dello Junior Santa Sabina, e con tutte le firmatarie delle società che avevano aderito. Poi la risposta alla replica della Federcalcio, una persona presente, è molto lunga e articolata, quindi questo non possiamo. Comunque noi, però c'è molte risposte. Adesso siamo in conclusione, certo, di trasmissione. Ci ritorneremo su questo argomento, perché è un argomento assai interessante, e vorremmo capire come va a finire quantomeno nella. Sì, però la cosa, al di là di tutto, tu non puoi rispondere attraverso un comunicato stampa o una lettera citando alcuni articoli, come per dire, anche se siete in mille non me ne frega niente. Sarebbe bene un confronto. Cioè questo di qui, questo è grave, questo è gravissimo. Le società devono chiedere per forza una cosa del genere, altrimenti secondo me le 51 società quantomeno devono sospendere
per protesta l'attività. Io credo che questo, se sono davvero convinte, e questo farebbe la grande notizia. Poi, ecco, cito l'ultima cosa, ecco. Cito Peppe, se ciò non bastasse, preme precisare che delle 51 società firmatarie del documento, cui la vostra nota fa riferimento, molte sono state sentite per le vie brevi e queste ultime, dopo aver avuto un confronto costruttivo e ragionevole sulla questione in oggetto, hanno concordato con il sottoscritto sull'opportunità di mantenere il format dei campionati. Però, da quello che leggo, questa l'8 agosto, siamo al 20, scusate, al 17, mi pare di capire che invece non si sono messe tanto d'accordo, perché se qui mi dice che ancora... No, aspetta, ma questo sta rafforzando, come tu mi chiami personalmente poi, ma come mai questo discorso personale? Ma io ripeto, questo la lettera convocare questa è di una gravità fuori calcio dell'8 agosto, replica. No, ma questa è della gravità fuori del comune. Noi ci torneremo su questo argomento. Cioè, uno ti chiama, io ti firmo e tu mi chiami personalmente. Cioè, ma questo è il sistema che funziona in questo. E che è un sistema che secondo me va. Non lo so, Antonello, questo è il sistema che va cambiato. Io non sono al dentro, siccome ripeto, Antonello, il sistema che tu. Io ti potrei tu un po' chiamare poi personalmente, uno a uno, a livello personale. Certo. È chiaro il concetto, facendo pressione sulla tua. Momento di ovviamente se ti chiama la federazione o ti chiama il presidente o il vice, quindi sul tuo ruolo che hai, cioè qui ci vuole un'assemblea di tutte le società che dicono sì va bene, torniamo indietro, oppure dicono no, continuiamo su questa opera di qui perché crediamo che sia sbagliata, come pure chi fa comunicazione ovviamente esprime ognuno le sue intendi, se alla fine tutte le società tornano indietro avrà ragione la federazione, ma tu devi convocare tutti in una assemblea aperta dove apri un dibattito su queste cose qui, non citi gli articoli, che significa? Ma in effetti concludo sottolineando quello che diceva Sergio. Questo è grave. E cioè il sottoscritto, non condividendo certe regole, ha smesso di allenare, perché non farò mai una cosa di cui non condivido le regole. Indubbiamente. E sia chiaro. Perché se le società sono d'accordo che vada avanti questa situazione, benissimo. Con queste parole di Giacomo noi concludiamo la trasmissione. Promettiamo di ritornare su questo argomento. Intanto salutiamo i nostri telespettatori, li ringraziamo per essere stati con noi. Arrivederci alla prossima puntata.